Questo trader straordinario ha predetto la bolla immobiliare del 2008 e ha guadagnato 800 milioni di dollari scommettendo contro il real estate. Perché il leggendario trader che ha smascherato la più grande bolla immobiliare di sempre sta scommettendo contro il mercato proprio ora? È in arrivo un'altra grande crisi finanziaria?